Allora, siamo venuti dai Monti Piacentini, che abbiamo fatto un po' di strada per venire qui al mare, ad Imperia, un'occasione di vedere l'Amerigo Vespucci e le frecce tricolori insieme. Buongiorno al comandante Siracusa, che ci accoglie nello splendore della divisa della Marina. Tra l'altro, ieri sera abbiamo fatto qualche ripresa con il drone dall'alto, con il tricolore. È sempre un'emozione grande vedere l'Amerigo con i colori nazionali, vero? Immagino. Lo è anche per me che ci vivo ormai da 8 mesi, ho assunto il comando a settembre dello scorso anno e per me ogni giorno è una grande emozione, un po' come se fosse il primo giorno, anche se i primi giorni a bordo di questa nave per me sono stati 30 anni fa, quando sono stato qui da lievo ufficiale, quando ho ricevuto il battesimo del mare e cercherò in tutti i modi di far provare le stesse emozioni favorevoli che mi hanno poi convinto a rimanere in marina agli allievi che il 2 luglio imbarcheranno a Livorno e che porteremo a bordo per circa 2 mesi nella loro prima campagna di istruzione. Tra l'altro, dopo 2 anni riprendono anche le visite a bordo, abbiamo assistito ieri e oggi alla marea di gente che si è messa in fila stando sotto il sole anche 12 ore. Questo dà un segno grande, no? Anche dell'appartenenza della gente, anche chi non è del settore, però si creano dei legami molto forti in questi casi. Sì, abbiamo un pubblico di riferimento molto vasto e lo testimonia anche il fatto che voi abbiate sottolineato che venite non da una località di mare, ma un pochino più Un po' più in alto. nell'entroterra. E nave Vespucci è un simbolo non solo della Marina Militare o delle Forze Armate, ma dell'Italia intera. Ce ne rendiamo conto, ci rendiamo conto delle fatiche che le persone fanno per mettersi in fila e qui ad Imperia, essendo non in banchina ma alla fonda, le difficoltà sono state maggiori e necessariamente abbiamo dovuto dare disponibilità per un numero contingentato di persone. Però è importante quello che ha detto perché anche noi vogliamo dare un segnale di ripresa dopo questi anni difficili che abbiamo attraversato. E quindi stiamo facendo tutto il possibile per garantire a più persone possibile di visitare la nave. Ecco, al di là dell'aspetto tecnico, ma mi dica sinceramente, insomma, come uomo comandare un vascello che è catalogato, mettiamo così, come la più bella nave al mondo, che cosa vuol dire dal punto di vista umano? È un grande orgoglio e una grande responsabilità allo stesso tempo, perché so benissimo di essere io per primo un ambasciatore di questo vascello nell'Italia e nel mondo. Ma anche ho la responsabilità di far sentire grande il mio equipaggio e ciascuno di loro, indipendentemente dalla funzione che ha, dal lavoro che ha, delle 264 persone che sono alle mie dipendenze, è anch'esso un ambasciatore di nave Vespucci e dell'Italia nel mondo. Quindi ha la pari dignità assolutamente di tutti i lavori che facciamo qui a bordo. Il senso della squadra deve essere il primo obiettivo che il comandante deve trasmettere al suo equipaggio. Ecco, un'ultima battuta, noi stiamo realizzando un servizio dedicato ai modellisti, ovvero tutti gli appassionati che realizzano modelli navali e in particolar modo quelli che realizzano il modello dell'Amerigo Vespucci, perché anche nel modellismo è il punto d'arrivo, no? Anche tecnicamente, perché si cerca di fare modelli più vicini possibile alla realtà, perché semplificando le parti sul ponte si fa prima, insomma, invece riuscire a costruire. Ecco, quindi mi piace, insomma, portare il suo saluto sicuramente a tutti gli amici che dedicano migliaia di ore, perché al modello d'Amerigo Vespucci può arrivare anche a 8-9 mila ore di lavoro con passione, con grande passione, e credo che stiamo organizzandoci anche per potervene portare uno in dono. Questo è un altro modo di amare, di sentire vicino l'Amerigo Vespucci. Assolutamente sì, che ci rende orgogliosi perché persone appassionate passano così tante ore a provare a riprodurre questi dettagli che voi oggi avete la fortuna di vedere intorno a voi fisicamente. Ed effettivamente sappiamo di essere un'icona molto richiesta tra i modellisti. Mi associo al saluto di tutti coloro che impiegano questo tempo e spesso ci arrivano richieste di fotografie anche di qualche dettaglio di bordo proprio Esatto. per riprodurlo nella maniera migliore e noi cerchiamo ovviamente di dare sempre soddisfazione a tutti. Magari ci vuole un pochino di tempo perché abbiamo tante richieste, però la passione chiama passione. Per noi è una passione far parte di questo equipaggio, mantenere questa nave per 7 mesi all'anno e poi portarla in giro. Per il Bella mondo. e funzionale, esattamente, perché non è solo un fattore estetico la bellezza di nave Vespucci, ma tutto ciò che vedete in giro da 91 anni continua a funzionare nello stesso modo, ripeto la parola con grande passione da parte di tutti quelli che sono qui a bordo. Spesso si dice che la competenza e la passione saranno le due cose che salveranno il mondo, messe insieme.
E qui a bordo di nave Spucci ne abbiamo tanta, quindi un ottimo matrimonio. Assolutamente. Grazie sì. Comandante.